ringraziamento a tutti coloro che con grande puntualità sono presenti a questo primo, in realtà ormai terzo appuntamento sulla tematica dei borghi. Una tematica che ormai è stata approfondita e motivo di confronto e dibattito all'interno di Italia Nostra Nazionale, di cui sono la presidente pro tempore, da circa 3 anni e che ha visto molti momenti di riflessione, approfondimento con professionalità varie collegate diciamo, a quel mondo e a quelle sensibilità che avvicinano tanti professionisti e tante persone di cultura alla nostra associazione. Rispetto alle volte precedenti che sono andata a braccio, questa volta vorrei leggervi un documento che è stato rielaborato e che mette un po' insieme una serie di temi per noi da affrontare e soprattutto che intende relazionarsi nel prossimo futuro con tutte quelle componenti istituzionali che stanno lavorando, vogliono lavorare e alle quali speriamo di indicare diciamo, dei motivi di riflessione, soprattutto per dare reale consistenza a questa tematica che è diventata così in maniera prepotente, diciamo, nell'ultimo anno a causa dell'emergenza sanitaria dovuta al Covid. Leggo una breve descrizione fatta da Franco Arminio nel suo Italia Profonda. Più che i riflettori, io invoco attenzione, attenzione ai luoghi, non solo all'Appennino. Noi siamo le nostre abitudini dentro certi luoghi. I luoghi stanno sparendo e dunque anche noi stiamo sparendo. Comunque c'è bisogno di alcune che alcune cose siano svelate e altre bene che restino nascoste. Ci sono luoghi diversi che hanno bisogno di cose diverse. Abbiamo bisogno di politiche specifiche per ciascun luogo. Con queste parole, Erminio pone le basi di un'ampia disamina della situazione che attanaglia i borghi italiani e in particolar modo quelli delle aree interne del nostro paese. Eppure, nonostante la loro fragilità, i borghi rappresentano da qualche anno a questa parte un grande ambito di rinnovamento per il futuro prossimo. A partire dalla strategia delle aree interne, più volte citata in questi webinar dell'ultimo anno, passando per la legge dei piccoli comuni fino a toccare il piano strategico per lo sviluppo del turismo del 2017-20, la problematica dei piccoli comuni ha avuto finalmente un'attenzione importante da parte della politica italiana, ma non solo. Giova ricordare che lo spopolamento delle aree interne è comune anche ad altri paesi europei. Spagna e Francia in testa a tutti, ma con peculiarità tali da esigere degli studi specifici, calati su ogni territorio. La legge dei piccoli comuni, parliamo della 158 del 2017, contiene misure per il sostegno e la valorizzazione dei piccoli comuni, nonché disposizioni per la riqualificazione e il recupero dei centri storici dei medesimi comuni. Lo scopo della legge è quello di contrastare lo spopolamento di queste realtà operando un miglioramento dei servizi essenziali e sostenendo forme sperimentali di incentivazione alla residenzialità. Un tema che per noi è importantissimo. La legge inoltre pone particolare attenzione verso la pluralità di soluzioni e l'attivazione del volontariato e dell'associazionismo per la conservazione e valorizzazione di queste realtà. Essa ha trovato una sua collocazione all'interno della Strategia Nazionale delle Aree Interne e, come evidenziato anche nel Programma Nazionale di Riforma, la Strategia Nazionale per lo Sviluppo delle Aree Interne ha due obiettivi principali: adeguare la quantità e qualità dei servizi di istruzione, salute, mobilità, parliamo
per valorizzare la cittadinanza, e di promuovere progetti di sviluppo che valorizzino il patrimonio naturale e culturale di queste aree, puntando anche su filiere produttive locali, quindi attivando in maniera virtuosa il mercato. A questa si affianca la strategia del turismo sostenibile elaborata dal MIBAC, nonché il piano strategico di sviluppo del turismo 2017-2020. Il piano normativo, come si già si capisce da quanto sto dicendo, è piuttosto composito perché c'è grande interesse nei confronti di questa tematica, soprattutto dopo la proclamazione avvenuta nel 2017 dell'anno dei borghi, promosso dalla Direzione Generale Turismo del Ministero dei Beni e Attività Culturali. Da tutto ciò emerge preponente un dato: è il momento di occuparsi seriamente della questione, sulla base delle tante conoscenze assunte in questi anni. Ci sono tutte le possibilità di operare anche un cambio di mentalità nei confronti di una collaborazione tra pubblico e privato, ovvero che quest'ultimo termine indichi finalmente la comunità degli abitanti, dando così a rappresentare il primo caso di privato letteralmente costituito dal pubblico. La strada della strategia delle aree interne è lunga e faticosa, ma ha permesso di cominciare, direi, a dirottare fondi su specifici progetti in grado di sperimentare e fornire servizi ad aree spesso lasciate lontane, marginali rispetto alle grandi aree urbane, abitate molto di frequente da persone in età elevata e dunque da fasce deboli della popolazione. Essa ha avuto il grande merito, seppur tra mille difficoltà, di accendere un faro sui bisogni diversificati delle diverse realtà del paese, quelle più periferiche, quelle più nascoste. Perché prima di tutto, bisogna ricordarlo, i piccoli comuni vivono se c'è vita, se ci sono abitanti che possono trovare in quei luoghi il sostentamento e soprattutto i servizi. A tal proposito, dunque, si deve operare con una grande capacità di creare comunità, ripartendo dalle persone e dalle loro esigenze. Gli esempi ce ne sono molti, più di quanti immaginiamo, e stasera ne porteremo diversi. Ci sono imprenditori, ricordiamo l'esempio di Santo Stefano di Sessanio, ci sono borghi riattivati con forme vocate alla cultura. Oppure ancora il caso di comunità auto-organizzatesi con iniziative dal basso volte ad infondere uno spirito diverso nei territori, ad esempio attraverso l'attuazione di progetti culturali come nei borghi artistici, musicali, teatrali o dediti alla danza e che sono ormai disseminati in tante aree del paese. È necessario quindi ripensare i progetti di riqualificazione partendo proprio dalle comunità e dalla conoscenza delle loro storie e delle loro esigenze. Ecco perché diventa fondamentale comprendere non solo lo spirito dei luoghi, quel genius loci tanto citato nelle pubblicazioni che si occupano del tema, ma anche chi lo abita, con tutte le sue contraddizioni e i suoi timori. Non voglio aggiungere altro perché so che chi seguirà il mio breve intervento darà tantissimi motivi di riflessione proprio sulle diverse tematiche che ho toccato in questo brano. Ringrazio, ripeto, tutti per essere qui con noi, soprattutto i parlamentari che in un momento così difficile hanno dedicato una parte del loro tempo per ascoltarci e dare un loro contributo, una loro visione a quello che potrebbe essere un futuro importante per tutto il nostro paese. Grazie. Grazie Presidente, ringraziamo Ebe Giacometti, Presidente d'Italia Nostra. E adesso passo la parola a Luigi Fressoia, l'architetto Luigi Fressoia, consigliere nazionale Italia Nostra, che è stato il promotore di questo piano Borghi, che l'ha seguito fin dall'inizio, riuscendo a coinvolgere moltissime persone, e questo è un grande merito. Quindi passo la parola all'amico Luigi Fressoia.
Dovreste aprirgli il microfono a Fressoia perché è chiuso. E lo deve accendere lui. Deve, può farlo lui. Ecco, io l'avevo acceso, ma evidentemente si è spento. Mi sentite adesso? Mi sentite? Sì, 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 sì. sentiamo. Va bene. Allora, Italia Nostra ha sentito il bisogno di questo documento del piano Borghi perché ha intravisto un rischio, un pericolo connesso in una tendenza positiva. La tendenza positiva degli ultimi anni è l'interesse verso i borghi e verso i paesi, i piccoli centri storici, cosa appunto in sé molto positiva, ma che senza adeguate garanzie, adeguati presidi culturali potrebbe rivelarsi una perdita culturale, una perdita anche economica nel valore intrinseco dei borghi e dei beni. Quindi ha elaborato Italia Nostra il piano Borghi per raccomandare grosso modo quattro grandi attenzioni, azioni. Il primo è che qualunque le attività in favore di un recupero e di un reinsediamento nei borghi sia sempre chiara una modalità conservativa e restaurativa degli edifici storici, ovviamente pur nei necessari adattamenti e consolidamenti, però non si possono perdere i caratteri storici, architettonici, perché sono quelli che integrano propriamente il valore. Non mi dilungo, ma di questo abbiamo ben parlato e è ovvio che l'atteggiamento conservativo e restaurativo presuppone la conoscenza, precisa e personalizzata delle strutture murarie e conseguenti, progetti di restauro. Quindi anche e soprattutto con un personale adeguato, sia nell'approvazione dei progetti, sia nella gestione delle operazioni e nel. Quindi questo è il primo punto che raccomandiamo, conservazione e restauro, pur nei necessari adattamenti. Il secondo è la contestuale sicurezza antisismica. Non avrebbe senso minimamente fare uno sforzo nazionale generale in favore delle aree interne dei borghi se contestualmente non ci fosse la sicurezza antisismica. E anche questo è un concetto che basta dirlo e si mostra nella sua evidente solarità, ma se non si dice e se non si fa, rimarrebbe una mancanza. Terza cosa è la capacità finanziaria. Noi abbiamo voluto indicare nel piano Borghi adeguate risorse finanziarie, perché è evidente, i borghi non si sa neanche quanti sono, probabilmente sono 80.000, 100.000, sono una infinità. Pensate alle frazioni dei comuni che non coincidono propriamente, ma per darvi un'idea, pensate a 8.000 comuni, ma poi pensate a quante frazioni hanno i comuni. Ebbene, normalmente le frazioni sono tutti insediamenti storici e quindi di un certo valore e quindi che ci interessano. Sono cifre immense per mettere mano a questo patrimonio, non lontanamente affrontabili con la sola finanza pubblica. Però anche la finanza pubblica può partecipare, non solo con specifici stanziamenti, ma con lo spostamento di spesa pubblica già esistente nei borghi. Pensiamo all'assistenza sociosanitaria, alle attività ricreative, sportive e quant'altro. Ma soprattutto bisogna saper mobilitare i capitali privati, sia in termini di risparmio delle famiglie, sia in termini di investimento. Ovviamente il primo punto, la conservazione e il restauro, ci garantisce che chiunque sia ad intervenire debba sempre rispettare. Sta il fatto che questa capacità finanziaria deve essere ad ampio raggio e deve offrire il patrimonio immenso dei borghi
come cosa naturale, come cosa di normale vita, al desiderio e alla disponibilità dei cittadini. Faccio solo un esempio e poi finisco. Una giovane coppia che mette su famiglia, noi siamo abituati a vederla impegnata in un mutuo per un appartamento di un condominio, di una qualche periferia più o meno, o di un centro. Ebbene, questo deve essere possibile, facile, relativamente facile farlo nei borghi e nel patrimonio storico dei paesi, dei piccoli centri storici del paese. La quarta raccomandazione che il piano Borghi fa è che tutte le provvidenze, le agevolazioni, le facilitazioni che il piano prevede e mette insieme tra quelle già esistenti devono essere subordinate caso per caso al recupero estetico e paesaggistico delle tante brutture che dal dopoguerra grosso modo sono state operate, inserite dentro il corpo degli edifici storici, dei borghi e nei contesti paesaggistici. Questo è un concetto molto importante a cui ci teniamo, ove Italia Nostra diciamo, pone questo obiettivo, che è la prima volta che ci si pone di recuperare le brutture che sono state disseminate. Poi ovviamente il tema è così vasto che necessiterà i suoi approfondimenti, ma intanto lo abbiamo gettato. Ecco, questi sono i quattro valori aggiunti necessari che il piano Borghi porta e offre alla comunità nazionale. Allora, qual è il senso di questa iniziativa che stiamo facendo stasera? È di rivolgerci alla politica e alle relative istituzioni, perché è ovvio, questa piattaforma di proposte che va a integrare ciò che già è stato fatto negli ultimi anni in favore dei borghi. Ci sono tante leggi in itinere, ci sono dei bonus, ci sono delle strategie. Tutto ciò insieme chiama però la responsabilità e la consapevolezza piena della politica. Perché tutto ciò che ho detto, che ho richiamato, richiede uno sforzo nazionale, uno sforzo nazionale prolungato nel tempo, almeno 20 anni. E su questo ai politici vogliamo dire, ai politici che sono intervenuti in questa riunione, li ringraziamo di cuore perché conosciamo la difficoltà del momento, però questa piattaforma di idee del piano Borghi deve essere fatta propria dai rispettivi partiti, deve essere fatta propria dai rispettivi partiti, perché essendo necessariamente lunga, almeno 20 anni, se non di più, deve avere costanza di atteggiamento positivo da parte della politica e delle istituzioni, del Parlamento, delle leggi, degli stanziamenti. Noi sappiamo che questo è difficile, però è necessario. È difficile perché la politica, per sua natura, lo vediamo nel fatto che passano i decenni ma non riusciamo a delineare piani organici nazionali di messa in sicurezza del territorio. Perché? Perché la politica ha delle richieste pressanti e quotidiane, quindi non riesce mai ad accantonare, ma tende sempre a spendere tutto ciò che è spendibile nel breve tempo. Eppure, anche se siamo consapevoli di questa difficoltà oggettiva, noi non possiamo che raccomandare alla politica costanza su questo punto, e lo facciamo perché siamo sicuri che nessun partito politico è estraneo o contrasta nella sua natura di partito, nessun partito è ostile ai concetti del piano Borghi. Noi siamo convintissimi che tutti i partiti condividono le finalità e lo spirito del piano Borghi, quindi ci sentiamo di fare questa richiesta. Quindi, concludendo questa mia introduzione, richiamo che il piano Borghi, proprio per i caratteri che ho detto, si configura come uno sforzo nazionale lungo nel tempo, che è superiore a un recovery plan. È uno sforzo, è una elaborazione che vuole riequilibrare il rapporto fra
aree forti, aree deboli, fra città e campagna, fra aree interne, aree più vitali, è un po' una rivisitazione, se ci pensiamo bene, degli ultimi 70 anni di storia italiana. Certi squilibri che abbiamo conosciuto, il piano Borghi tenta, cavalcando la tendenza positiva in atto, di sanarla. E in questo appunto chiediamo la collaborazione e la consapevolezza. Concludo veramente richiamando che, siccome delineare e concretizzare queste cose non sarà immediato, non sarà facile, si impone la necessità di una norma di salvaguardia a breve, se non immediata, ma insomma nel giro di pochi mesi le forze politiche dovrebbero convenire in una norma di salvaguardia, che verso la fine della riunione la segreteria di questa riunione vi presenterà, in maniera di poterla leggere, mezza pagina, anche meno, molto breve, non pretenziosa, che pretenda di bloccare tutto in vista di, ma una norma di salvaguardia che consente di attuare i piani regolatori di qualsiasi comune come essi sono e sono dotati, però applicando da subito un criterio di salvaguardia architettonico-storica e paesaggistica che, se aspettiamo troppo tempo, si deteriora, si rovina, si perde, e invece questo va scongiurato. Ecco, la norma di salvaguardia la vedrete più avanti, e la leggeremo anche, e in maniera che rimanga un po' come risultato, come prodotto di questa conferenza che offriremo alle forze politiche. Grazie. Ringrazio l'architetto Fressoia per il suo intervento, che ci ha fatto un quadro sintetico di quello che è il piano Borghi. Prima di passare la parola ai prossimi relatori, volevo integrare quanto detto da un concetto che secondo noi è molto importante e che è contenuto all'interno del piano Borghi, che è quello di ribaltare la logica secondo la quale, dato un finanziamento, si presenta un progetto, qualunque esso sia, pur di ottenere questo finanziamento. E secondo noi dovrebbe essere esattamente il contrario, cioè bisognerebbe fare un programma organico sul quale far confluire vari canali di finanziamento. E proprio il tema dei Borghi ci dà questo segnale, cioè ci sono tantissimi finanziamenti, alcuni dei quali anche in corso, che interessano i Borghi, ma che sono completamente scollegati l'uno dall'altro, per cui si fanno o interventi pilota, continuiamo a fare interventi pilota, sperimentali e così via, ma un intervento sistematico ancora non si riesce a mettere in piedi. E con questa logica, tra l'altro, si possono utilizzare in maniera orientata anche, ripeto, i canali di finanziamento già esistenti. Uno di questi, per esempio, è il Sisma Bonus, che però, vedrete, nel piano Borghi è indicato, cioè è sottolineato il fatto che questo strumento va completamente rivisto nelle sue modalità attuative proprio all'interno dei Borghi, per le loro caratteristiche ambientali e di morfologia urbana del tutto particolare. E di questo comunque ci sarà un intervento successivo che approfondirà questo aspetto. Passo adesso la parola all'onorevole Flavia Piccoli Nardelli, deputato del PD della settima commissione cultura della Camera, che ringraziamo intanto per la sua partecipazione. Prego. Grazie, io ringrazio il coordinatore, ringrazio la presidente di Italia Nostra per questo invito, che mi interessa molto, naturalmente, perché noi stiamo discutendo in settima commissione, ma in Parlamento, voi lo sapete, le linee guida per il recovery plan rivisto nella versione di gennaio, del 12 gennaio. In realtà di Borghi, come voi sapete benissimo, perché mi sto rivolgendo a un pubblico di esperti in realtà, quindi che condividono le battaglie che stiamo facendo,
Di Borghi parliamo da molto tempo. Io personalmente me ne sono occupata anche nella legislatura precedente, perché abbiamo portato in porto la legge numero 158 nel 2017, naturalmente, che è quella sulla valorizzazione e il sostegno dei piccoli comuni. Ma abbiamo via via anche visto e rifinanziato progressivamente la strategia nazionale per le aree interne. Tutti i vari decreti che si sono succeduti, voi sapete bene, hanno contribuito a portare su quel fondo ogni volta delle somme significative, così come per il sisma bonus e per l'eco bonus. Nel leggere però le linee che voi avete dato col piano Borghi, devo dire che ho trovato particolarmente interessanti per noi, cioè per le forze politiche che sono presenti in settima commissione. Io faccio parte della settima commissione, sono capogruppo del Partito Democratico in Commissione Cultura. E sono stata in Commissione Cultura anche nella legislatura precedente. Volevo dire comunque che ho trovato particolarmente significative alcune delle cose a cui ha fatto cenno il nostro coordinatore adesso e la Presidente prima, cioè questo nodo fondamentale che il piano prevede, che è quello di partire dal progetto organico e di far confluire su un progetto organico tutti i finanziamenti possibili. Mi pare che sia una best practice, cioè veramente l'unico modo che noi possiamo avere di integrare strategie complesse come sono queste. Ma c'è un secondo argomento di cui avete parlato che vorrei sottolineare, che è un compito che secondo me le commissioni cultura dovrebbero avere, che non è solo quello di predisporre progetti di legge, prepararli per l'aula, eccetera, ma anche quello di fare un monitoraggio di quello che ha funzionato e di quello che non ha funzionato nelle leggi che sono state adottate. Perché? Perché voi avete parlato, il coordinatore poco fa parlava in maniera specifica di cosa non funziona nell'eco bonus, nel sisma bonus, eccetera. Bene, credo che il nostro compito sia anche quello davvero di riprendere in mano questi provvedimenti e di provare a renderli funzionali, a eliminare quelli che sono i problemi che ci sono. Così anche a rendere efficaci le misure della legge 158, che è partita bene, che ha grandi ambizioni, che rischia di impantanarsi qualche volta se non riusciamo a rendere più fluidi i processi e i meccanismi. Io devo cercare di essere breve, perché so che voi avete dato 7 minuti a ogni relatore, quindi cercherò di un attimo soltanto, perché metto una... ecco. Devo darvi però alcuni elementi che mi premono. Intanto, per ovvi motivi, noi come Commissione seguiamo questo tema, come vi dicevo, da sempre, e lo segue il Partito Democratico naturalmente, ma lo seguono tutti i gruppi parlamentari presenti in Commissione con molta attenzione. Questo mi sento di dirlo, avendo fatto nella legislatura scorsa la Presidente della Commissione. Quindi voi, da questo punto di vista, sapete di poter davvero contare su una disponibilità estrema. Perché? Perché la Commissione si occupa di quelli che sono le tematiche del Ministero dei Beni Culturali, cioè il nostro patrimonio culturale, ma si occupa anche di altri temi che sono correlati, come quello della scuola, come quello della ricerca, come quello dell'editoria. Cioè sono tutte tematiche che poi sappiamo benissimo confluiscono in un problema complesso come quello dei borghi. Naturalmente con la caratteristica specifica di un patrimonio diffuso come quello del nostro paese, tipico del nostro paese, ma con una commissione che vorrei raccontarvi si è anche impegnata per portare in porto provvedimenti come la Convenzione di Faro. Anche qui, anche da questo punto di vista, l'eredità di comunità non è una cosa ininfluente rispetto a quello che noi cerchiamo di fare sui borghi, sulle aree interne, sul senso di appartenenza che cerchiamo di ricostruire, su un tessuto che deve essere un tessuto che si recupera da un punto di vista economico, ma che recupera anche, secondo me, fratture sociali che questa pandemia ha evidenziato e che devono essere recuperate. Naturalmente voi parlate di 20 anni
20 anni sono un tempo molto lungo, ma tutto il lavoro che noi cerchiamo di fare è proprio quello di garantire degli interventi che siano di tutela e di recupero, ma che durino nel tempo. E non è semplice, non è banale. Voi sapete bene che è una scommessa pesantissima da questo punto di vista, perché tutti gli interventi che noi possiamo fare da questo punto di vista non funzionano se non tengono conto di destinazioni d'uso che prevedano riusi innovativi, che prevedano riusi soprattutto partecipati, che vedano le comunità coinvolte, così come tutti i processi di governance di fenomeni di questo genere o sono davvero intersettoriali anche rispetto ai territori su cui insistono o di nuovo rischiano di non funzionare, di fallire. Quello che a me preme è che per riuscire a dare queste garanzie di durata dell'intervento noi dobbiamo avere un quadro molto ampio, dobbiamo avere quelle garanzie, dare quelle garanzie di servizi di cui parlavate prima, quindi certo raccogliere tutti i fondi disponibili che ci sono, tutto quello che già c'è, perché è vero che molto si è fatto, che non è coordinato forse, ma possiamo coordinarlo, consentitemi, è già un grande risultato avere tutta una serie di fondi che sono disponibili e che noi possiamo cercare di far convogliare su un progetto organico. Non ci fossero, sarebbe più complicato naturalmente. Con sullo sfondo, io sono perfettamente d'accordo, il tentativo di far vivere in maniera virtuosa insieme contributi pubblici e contributi privati, è sempre la grande scommessa anche questa nel nostro paese. Tenete conto che una delle cose di cui noi dobbiamo occuparci in questi momenti sono proprio il recovery plan, che come sapete mette dei fondi molto significativi sui borghi. E naturalmente con tutto il discorso del recupero delle aree interne, di un cambiamento di paradigma del turismo culturale, di un tentativo consapevole di recuperare questa dimensione del patrimonio culturale italiano. È in tutte le indicazioni delle linee guida del recovery plan e che la Commissione ha ripreso, ha riportato avanti. A un certo punto parla nel documento che è stato portato in aula di elaborazione di piani che mettano in connessione la creatività, una solida attività di contrasto alla povertà educativa e la sostenibilità del patrimonio culturale con i bisogni specifici di valorizzazione culturale e professionale delle comunità e dei territori, con particolare riguardo ai borghi storici delle aree interne. Manifestazioni, eventi, spettacoli devono diventare veicolo di attrazione dei luoghi meno conosciuti che fuoriescano dai canali turistici mainstream. Ora, nel recovery plan c'è un piano nazionale borghi che dovrebbe essere il numero 866, credo, dei progetti presentati, che quota un miliardo, un po' più di 1,5 miliardi. E poi c'è un piccolo progetto interessante, però piccolo per le proporzioni di cui parlavamo prima, ma interessante, che si chiama il turismo delle radici, che è rivolto in maniera specifica a quelli che sono i nostri emigranti all'estero, che diventano dei turisti d'eccezione nel momento in cui ritornano nel nostro paese, che vanno a ritrovare quelle che sono le loro radici, per questo il turismo delle radici. Ve lo dico perché porto l'esempio di un significativissimo intervento e di un intervento, se volete, molto specifico, però che dà il senso di quella che è l'attenzione che c'è in questo momento da parte del Parlamento, delle forze politiche, del Ministero dei Beni Culturali, di chi si occupa di questi temi su questo. Aggiungo a questo anche Procida, anche le motivazioni che hanno portato a fare di Procida la capitale culturale del Paese. Avete visto quali sono le motivazioni: cambio di paradigma nella cultura del nostro paese, vince il contesto di sostegno pubblico e privato locale ben strutturato, una dimensione patrimoniale paesaggistica del luogo, eccetera, tutte cose che
si applicano approcci dalle piccole isole, ma che sono assolutamente compatibili con quello che è anche l'investimento che noi pensiamo di fare sulle aree interne e sui borghi. Aggiungo ancora due cose soltanto. Noi ci siamo occupati anche come Commissione della, e come Partito Democratico, della legge 107, la cosiddetta buona scuola. Ricordo per tutti noi che naturalmente quello delle scuole e quello della dispersione scolastica, della povertà educativa, adesso durante il periodo della pandemia, della didattica a distanza, sono dei temi fondamentali, perché o noi riusciamo ad assicurare a queste realtà la scuola, i servizi essenziali, la parte sanitaria, eccetera, o i nostri tentativi falliscono prima di cominciare. Ecco, allora, tutti i tentativi che noi stiamo facendo sono tentativi che poi sono riconducibili a queste linee guida. Io credo quindi che, tirando le conclusioni, quello che io vi posso dire, l'attenzione c'è e voi lo sapete. C'è nei partiti politici, io posso dire per il mio partito politico, ma confermarlo anche per gli altri. C'è la consapevolezza dell'importanza di che cosa occorre fare. Manca il coordinamento. Voi offrite un progetto che è un progetto di coordinamento alto, affidato a straordinari professionisti, di cui io conosco alcuni e che stimo profondamente. Credo dobbiamo dare ancora delle priorità, dovete aiutarci a precisare quali sono le priorità, soprattutto nel momento in cui voi parlate di un investimento che io condivido, ma che è così a lungo termine. E sappiamo, e mi permetto di ridirlo, che su questo discorso delle aree interne ci giochiamo il futuro di una parte dell'economia del nostro paese, ma ci giochiamo soprattutto la tenuta sociale del paese. Qualcuno prima di voi ha parlato, prima di me ha parlato di 70 anni di storia italiana che poi finiscono per convergere su queste tematiche. È così, io credo. E credo davvero che il discorso della pandemia non ha fatto che mettere in rilievo anche su questo tema, così come l'ha fatto sulla scuola, così come l'ha fatto sullo spettacolo, delle debolezze, tutte le debolezze preesistenti, ma anche chiarendo quali sono le opportunità su cui noi possiamo giocare. Quindi io vi ringrazio molto, dandovi la assoluta disponibilità a proseguire su questa strada. Grazie. Ringrazio molto l'onorevole Piccoli Nardelli sia per le informazioni che per le utili indicazioni che ci ha fornito. Tra le tante, ricordo quella relativa alla convenzione di Faro, di cui si parlerà più avanti. E adesso so che ci ha raggiunto l'onorevole Rampelli, Fabio Rampelli, deputato, che è vicepresidente dell'ufficio di presidenza della Camera dei Deputati, a cui do volentieri la parola per andare avanti. Grazie. No, perdonami Gian Domenico, è collegato il computer, però lui non è davanti ancora al computer, quindi passerei alla successiva. Va bene. Allora do la parola all'onorevole Silvia Fregolent dell'ottava Commissione Ambiente e Lavori Pubblici, che è un'altra commissione con la quale il piano Borghi si incrocia sicuramente. Prego. Grazie dell'invito, buon pomeriggio, mi sentite bene? Sì, sentiamo bene. Ringrazio veramente dell'invito, graditissimo. In questo periodo il tema dei piccoli borghi è ritornato ad essere centrale nelle scelte decisionali della politica, perché dopo la pandemia, durante questa pandemia, molti cittadini metropolitani hanno riscoperto la bellezza di riandare in ambienti più piccoli, più sani, più a dimensione umana. E si è ritornati anche volentieri a frequentare posti che probabilmente facevano parte più della nostra memoria che di un'attualità concreta. È proprio per questo che bisogna affrontare questa tematica con una visione di insieme che oggi più che mai si ritiene necessaria.
Innanzitutto si è citato più volte, giustamente con orgoglio, la legge 158 del 2017, perché frutto di 16 anni di duro lavoro, anche di suggerimenti come di associazioni importanti come la vostra. Ci sono ancora decreti attuativi che attendono di essere adempiuti e quindi, come sempre, ottime proposte di legge poi fanno fatica a essere realizzate. In secondo luogo, proprio questo ritorno, come dicevo, in questo periodo, nei luoghi, in piccoli borghi, in aree interne, dimostra che cosa? Che uno, i servizi non possono essere chiusi. Quando si parla di razionalizzare i servizi, se voi lo sapete benissimo, quasi sempre si parte dal numero di abitanti più che da potenzialità dei luoghi. E allora i servizi postali, piuttosto che altri tipi di servizi, purtroppo sono i primi a essere razionalizzati e non vanno assolutamente chiusi. Terzo, abbiamo un bisogno disperato di infrastrutture tecnologiche. Anche prima, durante uno degli interventi, c'era un rumore incredibile perché lo stesso oratore aveva detto che aveva un vecchio sistema di collegamento. Ecco, la rete è diventata essenziale in questo periodo, dove soprattutto lo smart working e la DAD sono centrali per la formazione e per il lavoro. I piccoli borghi devono essere messi in condizioni di poter essere attrattivi di una popolazione anche giovane e lavorativa. Quarto, le troppe norme, gli enti che compiono gli stessi, che svolgono le stesse attività, il famoso titolo quinto, determinano spesso delle difficoltà per la realizzazione di progetti interessanti. Mi spiego meglio. Gli alberghi diffusi, che sono una delle caratteristiche importanti e interessanti, che attraggono turisti da tutto il mondo verso aree particolarmente pregiate della nostra bellissima penisola, ecco, in molti casi si hanno delle incomprensioni tra le varie autorizzazioni che gli enti devono fornire e quindi una difficoltà da parte delle persone. Sentivo nell'introduzione della gestione dei borghi dal basso, ecco, da chi vuole intraprendere un'attività turistica in questi luoghi, una difficoltà incredibile nel poterli realizzare. E infine, visto che appunto si parlava della mia commissione, sono capogruppo di Italia Viva nella commissione ambiente, spesso c'è una mancanza di coordinamento tra le varie scelte che vengono compiute e tra i vari ministeri che le svolgono. Si è parlato prima della capitale della cultura prossima futura. Ecco, in questi giorni il MISE e il Ministero per l'Ambiente hanno pubblicato la lista SOGIN dei 67 siti, possibili 67 siti dove si potrebbe sorgere il sito unico dei rifiuti nucleari. E tra i 67 siti ci sono molte piccole aree di pregio agricolo, tutte una su tutte, la Valle d'Orcia, Pienza, Matera, 2019. E allora non è possibile che due ministeri, ambiente e attività produttive, non conoscono quello che è stato fatto in determinati territori da altri ministeri, come appunto il Ministero del Turismo e della Cultura, e vanificare con un unico provvedimento l'attrattività di certi luoghi solo perché l'Unione Europea ci impone appunto di trovare un sito. Si scelgono dei parametri neutri, si scelgono 67 posti, si dà il nulla osta a due ministeri senza neanche avere l'accortezza di aprire
una cartina geografica e vedere questi 67 posti dove sono situati, e poi si dice adesso si può partire da un confronto. Ecco, secondo me non si fa così. Uno, perché questi 67 posti sono destinati a fallire tutti i 67, perché immagino che la gente del luogo sarà quantomeno imbufalita per il tipo di scelta e per come è stata compiuta. E poi perché se si vuole ottenere il risultato forse bisognerebbe fare esattamente l'opposto, fare dei bandi pubblici come è stato fatto in Spagna, dove alcuni comuni si sono auto dichiarati disposti a avere un sito di rifiuti nucleari, e in quel caso veramente la partecipazione è partita dal basso verso l'alto. Ho citato questo esempio perché, e veramente concludo, perché noi abbiamo la fortuna di avere un paesaggio unico fatto da grandi metropoli, ma soprattutto da piccoli comuni, e ogni volta però noi facciamo le politiche come se questa differenza territoriale non ci fosse, e come se tutto nascesse e finisse nelle grandi metropoli, e lo si vede dalla politica di tutti i giorni, appunto dalle scelte come ho citato prima. Ancora oggi abbiamo fatto vari decreti terremoto, e concludo con questo, e ancora oggi abbiamo nei centri del terremoto dell'Italia centrale le macerie. Nel frattempo è stato ricostruito il ponte di Genova in 2 anni. Allora, quando noi parliamo del modello Genova, non siamo così innamorati di una città, ma siamo innamorati di un modo. Si trova la soluzione e si cerca in breve tempo di dare soluzione, perché altrimenti quelle aree che erano popolate, che prevedevano scuole, che prevedevano servizi, che prevedevano una cittadinanza attiva, rischieranno di essere spopolate per sempre, perché nel frattempo dal 2016 ad oggi sono passati 5 anni. Concludo veramente ringraziandovi, sperando che le risorse che verranno messe in campo importanti determinano una scelta diversa di campo da compiere per la politica, perché non è sempre solo una questione di risorse, ma è anche una questione di sistema. E visto che in Italia noi abbiamo delle buone pratiche, forse è ora di metterle definitivamente a sistema e di rendere attuativa definitivamente la legge 158 del 2017, che altrimenti ancora una volta, come spesso succede nel nostro paese, rimane un bellissimo libro di sogni ma non attuato. Grazie. Ringrazio l'onorevole Fregolent. Dico solo una cosa riguardo le ricostruzioni post terremoto che mi ha fatto venire in mente, siccome ne sono occupato per anni, è che il problema delle ricostruzioni post terremoto è che a ogni terremoto si ricomincia tutto da capo, cioè ci si reinventa da capo la procedura da seguire. Quindi non è questione di puntare al modello Genova, che secondo me non è un modello, perché è stato condotto andando in deroga a tutto, quindi così è facile, insomma, no? L'importante è dare delle procedure chiare, univoche, basate sull'esperienza passata, capire quello che ha funzionato e che non ha funzionato, e puntare alla qualità, perché diversamente, se non ci sono i controlli, specialmente poi in corso d'opera, della qualità ce ne possiamo scordare, magari ce ne accorgiamo al prossimo post terremoto. I danni che ha fatto il terremoto nel centro Italia, nelle Marche soprattutto, che dove era stato subito già un terremoto nel 97, la dice lunga, insomma, no? Cioè a Norcia ha retto bene, con le stesse norme la zona delle Marche ha retto male al terremoto del 2016, quindi non si può derogare dalla qualità degli interventi. Adesso do la parola a Margherita Ekberg, che è soprintendente archeologia, belle arti e paesaggio per l'Etruria meridionale, Roma e Viterbo, sempre sul tema, penso, degli aspetti culturali legati al piano Borghi. Sì, il mio intervento verte soprattutto sulla tutela. Naturalmente faccio una breve digressione su qualche esperienza vissuta e su quello che ho visto, dove ho lavorato, in un paio di regioni che sono caratterizzate da territori diciamo non sovrappopolati ed anzi a rischio spopolamento. Provo a condividere lo schermo e vediamo se mi riesce. Lo vedete? No, ancora no.
No, ancora no. Ai ai ai. A me risulta... Ci riprovo? Sì. Ok. Lo vedete? No. Provo a ripartire? Ecco, adesso si vede. Allora, grazie. Intanto ringrazio chi mi ha preceduto. Che cosa è successo? Adesso non si vede più. Adesso non si vede più. Aspettate, ricomincio. Che disastro. E abbiamo fatto ora? No. E ci vorrà qualche secondo, evidentemente. Eccolo, sta arrivando. Ecco, intanto vi ringrazio per aver organizzato questa giornata e ringrazio soprattutto gli interlocutori che avete invitato e che hanno detto parole, devo dire, di conforto, perché sentire le parti politiche così attente e soprattutto fare discorsi che ci aspettiamo di sentire da loro ci fa sperare che prima o poi qualcosa vada per il verso giusto e che quindi, nonostante tutte le condizioni avverse che stiamo vivendo, il nostro territorio possa avere l'attenzione che merita, i nostri beni culturali, soprattutto i nostri borghi e i nostri diciamo centri storici possano avere un'attenzione che consenta loro di pervenire non solo alle prossime generazioni, ma di farsi il motore di un recupero del paesaggio in tutta la sua estensione, anche sventando quello che adesso appunto l'onorevole Fregolant aveva citato, cioè una purtroppo indiscriminata trasformazione che avviene senza che i soggetti a livello appunto ministeriale si siano prima accordati, e lo dico perché poi alla fine chi ha sul tavolino questo tipo di progetti siamo noi piccole soprintendenze, che di tutti questi enormi piani che prevedono da un lato la raccolta di rifiuti tossici, dall'altro purtroppo anche i grandi impianti di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile, ce li ritroviamo sul tavolino senza che ci sia una pianificazione a monte. Quindi il tema dei borghi in realtà si collega per l'appunto anche con il tema del paesaggio. Parto velocemente da questa slide ricordando appunto la definizione di bene culturale come tutto ciò che è testimonianza avente valore di civiltà, uscito dalla Commissione Franceschini nel 1964. Questa definizione ha dato il via ad un'attenzione di via maggiore nei confronti del territorio, che è stato riconosciuto nel corso di questo del quarantennio successivo tutto il territorio del quale viene individuata la dimensione culturale, e ciò facendo viene riconosciuto come paesaggio. Ecco, articolo 131 del codice, paesaggio è il territorio tutto, espressivo di identità il cui carattere deriva dall'azione di fattori naturali umani e dalle loro interrelazioni. Queste immagini che vi proietto sono immagini della Toscana meridionale, dove ho lavorato per una decina d'anni. Questo paese è è Montenero d'Orcia, è un paese che, come vedete, riveste un ruolo chiave. Ecco, questa definizione che ho scritto per esteso sulla slide calza a pennello con l'immagine che sto proiettando. Relazioni storiche e morfologiche con il territorio che lo circonda, questo paesino. Forte rapporto fisico e funzionale con il territorio, in particolare se agricolo o boscato. Ecco, Montenero d'Orcia, oliveti che vengono ricavati con una serie di terrazzamenti per la parte declive, con una serie di con una disposizione geometrica per la parte pianeggiante, che poi lasciano il posto al seminativo, che poi lasciano posto alle viti, così splendidamente disposte in due diverse modalità, nella parte collinare simmetrica della collina simmetrica a quella dove sorge il paese. Ecco, per queste ragioni i borghi costituiscono beni culturali in se stessi e sono meritevoli di conservazione e di valorizzazione. Il gruppo di cui faccio parte, l'Italia Nostra, dedicato appunto ai borghi,
ha contato in decine di migliaia i piccoli borghi e i centri storici di piccola e media dimensione, che sono la specificità italiana ed il suo tratto identitario più forte ed inconfondibile. Quindi garantirne la permanenza e la riconoscibilità significa difendere le testimonianze materiali della nostra storia e consentirne la leggibilità. E ciò prima ancora di pensare alle ricadute in termini economici di tali azioni di tipo conservativo e di valorizzazione. Le istanze che ci poniamo sono la necessità di conservare l'autenticità, appunto, dell'edilizia, dei borghi e la loro fisicità, oltre che la possibilità di valorizzarli. Tutto questo si traduce in un metodo che parte dallo studio delle vicende storiche degli insediamenti e del più ampio contesto in cui si collocano, dal riconoscimento delle loro caratteristiche morfologiche e dall'individuazione del rapporto che hanno avuto e che hanno con il territorio. A questo punto, la conservazione e la tutela dei borghi diventa un contrasto alla minaccia dello spopolamento. Ecco, queste immagini sono immagini della Calabria, dove ho lavorato per 4 anni. E la Calabria ovviamente è disseminata di borghi abbandonati per una serie di vicende, tra queste le alluvioni che si sono succedute nel corso del tempo e i terremoti, ma soprattutto lo spopolamento in favore del nord Italia, quindi l'abbandono delle campagne produce anche il dissesto idrogeologico, come si può vedere anche dall'immagine di quel muro a secco completamente distrutto e mai ricostruito. Quali sono gli strumenti per la tutela dei borghi? Parlo ovviamente da dipendente del Ministero, architetto e sempre inquadrata nelle soprintendenze. Nel codice dei beni culturali gli strumenti sono tanto nella parte seconda quanto nella parte terza del codice, quindi le tutele inserite appunto sui singoli edifici, sia ope legis che di interesse decretato, e le pubbliche vie, strade, piazze e spazi pubblici che sono comunque tutelati ope legis in quanto pubblici. La parte terza, che è stata una gradevole sorpresa del nuovo codice uscito a gennaio del 2004, ha per l'appunto non solo individuato i complessi di cose immobili che compongono un caratteristico aspetto avente valore estetico e tradizionale, definizione che già esisteva 70 anni fa e che è stato specificato riferirsi anche ai centri e nuclei storici, naturalmente se individuati con provvedimento ministeriale, ma soprattutto nella parte terza il codice dei beni culturali ha inserito nell'attività copianificatoria la possibilità di tutelare una serie di beni definiti tipizzati, e fra questi possono rientrare appunto i centri storici ed anche i centri di bonifica, i borghi rurali, tutta una rete insediativa a piccola scala della quale in sede di pianificazione paesaggistica a 4 mani con le regioni si possono individuare gli strumenti di tutela più opportuni. Questi sono degli screenshot di particolari delle tavole del piano territoriale paesaggistico regionale del Lazio, nel quale, come vedete, con una semplice norma sono stati vincolati tutti i centri storici del Lazio con la stessa sagoma che avevano nell'Ottocento nel catasto gregoriano. Vedete la parte rossa ed il suo, la sua zona di rispetto, quindi con una agile riga del piano delle norme del piano paesaggistico regionale sono stati tutelati tutti i centri storici con una specifica normativa. Questi sono invece borghi di bonifica che, come vedete, hanno trovato una loro modalità di tutela sempre in sede di copianificazione. C'è poi una proposta di legge che forse verrà illustrata più tardi sui centri storici e su tutto il patrimonio diffuso che appunto l'Associazione Bianchi Bandinelli ed Italia Nostra hanno presentato come proposta di legge ai loro interlocutori politici nelle due camere.
Normare le trasformazioni è un passo decisivo per la conservazione dei borghi, ma naturalmente non basta garantirlo, ne abbiamo parlato fino ad ora, serve un piano di finanziamenti e soprattutto un piano organico di interventi. Serve naturalmente anche la sensibilità dei cittadini. E qui vi ho messo l'immagine di Civita, dove tanto i residenti, quanto gli ospiti, quanto gli imprenditori, quanto gli abitanti del capoluogo, che è Bagnoregio, e dei paesi vicini, sono tutti d'accordo nella tutela. Ecco, l'UNESCO adesso accoglierà, immagino positivamente, la proposta di far rientrare nel patrimonio dell'umanità Civita di Bagnoregio, e ciò comporterà naturalmente una serie di misure di tutela che però la cittadinanza è pronta ad accogliere benevolmente, proprio grazie a questa consapevolezza del valore del paesaggio e del borgo di Civita di Bagnoregio. Vado velocissima, alcune esperienze relative a territori dove ho lavorato. I borghi come possono vivere? Monteroni d'Arbia, il borgo si è conservato come periferia di Siena, ha una storia interessantissima, nasce come borgo lungo la Cassia e di supporto ad una struttura produttiva che è questa meravigliosa grancia e un mulino sempre legato a questa attività di produzione agricola dell'ospedale di Santa Maria della Scala, si sviluppa in maniera coerente fino al Novecento, quando prendono vita anche attività produttive legate al territorio ed in particolare alla presenza dell'Arbia, che oggi sono state riconvertite appunto ad uso diciamo residenziale e terziario. Anche Monteroni si è potuta sviluppare grazie al suo collegamento con il capoluogo che è Siena e con il territorio, con una buona pianificazione e con tutta una serie di servizi che l'ottima amministrazione provinciale e regionale ha saputo dare, e comunale. Ecco, Monteroni d'Arbia e Santa Fiora, come vedete, sono due paesi della Toscana meridionale che hanno una curva demografica inversa. Ciò nonostante, anche Santa Fiora, in provincia di Grosseto, riesce a sopravvivere integra e perfettamente manutenuta come paese, proprio grazie ad una serie di situazioni che sono quella appunto del turismo di ritorno. Ecco, a Santa Fiora tanta gente trascorre l'estate, indipendentemente dagli altri 11 mesi dell'anno. È un posto che grazie alla tutela è riuscito ad avere un fascino tale da potersi mantenere ed avere una popolazione che vive serenamente al suo interno. Diversa la situazione calabrese, dove ci sono paesi fantasma che devono affrontare il problema della conservazione materiale dell'edificato e che hanno una storia particolare legata anche alla geologia, per esempio, dell'Aspromonte. E alcuni di questi paesi riescono a sopravvivere, altri paesi sono destinati allo spopolamento ed in particolare all'emigrazione. La nascita nel secondo dopoguerra, ma già subito prima, di una rete di paesi sulla costa ha favorito purtroppo l'abbandono dell'entroterra e questo ha provocato una serie di disastri. Ottimo esempio invece è Bova, che per l'appunto, grazie ad una politica culturale anche legata a questa peculiarità linguistica della permanenza del grecanico come seconda lingua e quindi come cultura ad essa legata, è riuscita a portare avanti un discorso di turismo culturale che la rende un luogo di vacanza e di frequentazione selettivo. Ecco, la Monteroni d'Arbia con la sua espansione perfettamente integrata e che ha garantito anche la permanenza dei caratteri paesaggistici nel corso degli ultimi decenni, laddove c'è stato lo sfascio territoriale nel nostro paese, il concetto di tutela, per l'appunto, insieme delle attività dirette ad individuare i beni, a garantirne la protezione e la conservazione, la tutela si esercita anche attraverso provvedimenti e dunque anche attraverso la pianificazione del territorio. Ecco, c'è bisogno di pianificazione paesaggistica, questo lo sanno bene anche gli amici di Italia Nostra,
quanto manchi purtroppo questa pianificazione paesaggistica e quanto purtroppo in alcune regioni Ministero e appunto ente regione stentino a trovare come dire, una sinergia in tale direzione. La tutela dei borghi e dei centri storici, recita la proposta di legge elaborata dal gruppo, scaturisce dalla consapevolezza del valore e delle memorie in essi contenuti. Quindi il potenziale valore economico è un mezzo ma non il fine. Quindi anche il riuso, per usare le parole del professor Carbonara, è un valido mezzo per assicurare la conservazione di un edificio storico e per volgerlo, se possibile, a scopi sociali, ma non è il fine primario. Qui c'è Pianiano, un piccolo borgo in provincia di Viterbo, la frazione di un comune a sua volta molto piccolo e sperduto, che sta cercando di sopravvivere appunto come albergo diffuso. Ci auguriamo che non solo questa sia la destinazione ideale per la sopravvivenza dei borghi, ma che questo piano possa finalmente produrre un investimento organico del nostro diciamo, paese verso una scelta di investimenti che vadano in linea della conservazione, perché ragion d'essere della conservazione del tessuto edilizio dei borghi è la consapevolezza del loro valore e non soltanto le ricadute economiche che questo recupero può ottenere. Vi ringrazio. Grazie alla soprintendente Ekberg che ci ha fatto un excursus sulle norme di tutela, ma non solo, con gli esempi che ci ha portato, ci ha fatto capire che il puntare sulla conservazione è un fatto vincente, sicuramente è un fatto vincente, e non è ingessare il territorio come alcuni dicono in maniera poco approfondita e attenta.